Buongiorno a tutti, sono Luca Cerutti, consigliere comunale a Como. Oggi parliamo del caso Endrizzi. C'è stato contestato a Como e al Movimento 5 Stelle una poca trasparenza nelle candidature. Vorremmo dimostrare come gli attivisti di Como e coloro che nella provincia di Como sono andati a votare Endrizzi come candidato in Lombardia conoscessero il passato politico di Antonio Endrizzi. Per prima cosa, vorrei ricordare che a maggio 2012, sì, ci sono state le comunali a Como, le elezioni comunali. C'erano 16 candidati sindaci, 24 liste e più di 700 candidati comaschi. Il Movimento 5 Stelle ha raccolto il 4,84%, un consigliere comunale. Antonio Endrizzi faceva parte di una lista civica, Patto per Como. Questa lista civica ha raccolto l'1% scarso. Antonio Endrizzi, come componente della lista, è riuscito ad ottenere 14 voti, quindi non credo che possa risultare in nessun modo pericoloso per il Movimento 5 Stelle con le sue votazioni, come è stato detto in alcuni articoli di giornale. Come potete vedere dalle slide, Antonio Endrizzi, le elezioni sono state il 6-7 maggio, si è avvicinato tramite altri attivisti del Movimento 5 Stelle al Movimento 5 Stelle al 14 di maggio, perché ci ha conosciuto durante queste elezioni e ha apprezzato lo spirito del Movimento 5 Stelle. Avvicinandosi al Movimento 5 Stelle, al 14 di maggio ha partecipato al primo meetup il 23 di maggio. Da allora, quando si è presentato, ha raccontato la sua storia politica, perché noi a Como usiamo presentare i nuovi partecipanti agli eventi, devono presentarsi, raccontare come si sono avvicinati, perché sono stati attirati dal Movimento 5 Stelle, cosa li attirava e cosa li incuriosiva. 23 maggio questo è stato fatto da Antonio Endrizzi e da allora ha seguito diversi meetup, diversi incontri, ha partecipato ai gazebo, ha partecipato alle attività e ha partecipato alla realizzazione dei contenuti che abbiamo portato in Consiglio Comunale, mozioni, emendamenti e quant'altro. Caso elezioni. Como, seguendo quanto indicato da Vito Crimi all'interno come coordinatore di Movimento 5 Stelle Lombardia, Vito Crimi ha auspicato che ogni provincia decidesse e facesse la propria valutazione su come proporre le candidature. La provincia di Como ha deciso, il meetup di Como con gli altri meetup e tutti i gruppi disponibili si sono accordati per un incontro. Incontro che come potete vedere, è stato effettuato, aperto a chiunque volesse partecipare, postato anche sul meetup Lombardia dove ci sono state tutte le contestazioni, aperto il 7 novembre. In questo incontro presente anche Vito Crimi e altri componenti di Milano. Si è cercato di definire una specie di regolamento di votazione, di presentazione candidature. Questo perché? Perché non si sapeva ancora come sarebbe stato attivato sul portale, cioè si sapeva che le votazioni sarebbero state sul portale, 3 voti a testa, ma non in che modalità, in che tempi, anche perché c'era l'eventuale caduta delle Camere, quindi c'era molta confusione in quel periodo. Il 7 di novembre, riunione plenaria di meetup e gruppi aperti o di chiunque volesse partecipare, ripeto, è stato deciso che in una seduta plenaria del 14 di novembre sarebbero state una votazione dell'Assemblea sui criteri di voto e metodo di procedimento dei lavori. Ci sarebbe stata una votazione palese dei 5 candidati che sarebbero stati indicati come quelli scelti dai gruppi meetup e gruppi sul territorio. Ripeto, ogni provincia poteva decidere per se stesso, Como ha deciso così nella votazione precedente.
perché una settimana successiva questa cosa, per permettere a tutti i candidati di esporre la propria documentazione, di rispondere a una tabella presa dal meetup di Milano. Milano ha deciso di fare la graticola, Como ha deciso di proporre un file online che c'è, come avete visto nella riunione del 14, era cliccabile e raggiungibile da chiunque, un file online dove i candidati che avrebbero voluto candidarsi avrebbero risposto ad alcune piccole domande e avrebbero posizionato la loro presentazione, il loro curriculum, cosa intendevano fare dello stipendio netto, massimo, l'eccedenza, le rinunce, i privilegi, sì, no, la loro identità come candidato, per poter essere meglio valutati in un tempo di una settimana. Tony Indrizzi ha fornito nel suo curriculum questi dati. In questa presentazione ha anche dichiarato la sua precedente attività politica come assessore in un comune di Faloppio, nella provincia di Como, come potete leggere sul file che vedete datato 9 novembre, quindi da allora non è stato mai modificato, è ancora online, è ancora disponibile per chi avesse voluto partecipare alla riunione e nella fase successiva accedere a questi dati. Nella riunione del 14 novembre, in cui ci sono state le votazioni, di quella votazione sono stati portati avanti, rendicontati due schedule, la votazione era nominativa e palese, quindi ogni votante ha potuto verificare in fase successiva che il proprio voto fosse stato confermato per quelle persone. Si era deciso di fare una votazione o di tre voti, come sarebbe andato sul nazionale, ma con alternanza di genere, cioè si potevano votare due uomini e una donna o due donne e un uomo. Purtroppo i candidati che si sono presentati alle votazioni non tutti avevano i requisiti, sono stati scartati alcuni candidati perché non erano ancora iscritti al portale nazionale, perché non avevano i requisiti richiesti dallo staff di Grillo. Dei candidati che si sono presentati e hanno partecipato alle votazioni, i 5 che hanno ricevuto il maggior numero di voti, come potete vedere dal grafico, sono stati poi all'attenzione dello staff di Grillo tramite Vito Crimi. Quindi, chi avrebbe potuto sul portale nazionale votare i candidati di questa lista di Como e provincia? Soltanto i residenti certificati nella provincia di Como. La nostra apertura è stata di trasparenza, di portare più di una settimana queste informazioni all'attenzione di tutti coloro che hanno voluto partecipare all'assemblea, quindi ci pare assurdo gli attacchi in questo senso, attacchi portati avanti da un fantomatico gruppo che anche sul meetup Lombardia continua a fare scena, che non ha voluto partecipare a questo incontro anche se era aperto a chiunque. Il listino proposto dai meetup e dal gruppo di quella serata era soltanto un'indicazione di voto. Chiunque non avesse passato questo turno avrebbe potuto comunque autocandidarsi, come è stato fatto da altri candidati. Il signor Barbacetto ha voluto andare a cercare il pelo della trasparenza dell'uovo del Movimento 5 Stelle. La candidatura di Indrizzi e il suo passato politico era a disposizione e a conoscenza degli attivisti del Movimento 5 Stelle sul territorio della provincia di Como.